Eusebio passeggia per il giardino incantato, ancora inquieto. Fra le mani un oggetto prezioso, strano, non troppo ingombrante, indefinibile, che lo affascina per la sua forza misteriosa, per il suo potere di accomunarlo o di allontanarlo irreparabilmente dagli uomini. Potrebbe ferirli o essere a sua volta vilipeso. Un lieve fremito, un'insolita pulsione lo spinge ad abbandonare l'ansa del fiume, sull'altra riva, in cerca del mare. Se stesso, due lati e due mani, tante le direzioni. Deve averlo irritato Florestano, lui che sa dare il nome alle cose e le sa affrontare. Potrebbe avere la chiave dell'enigma che Eusebio porta con sé. A tratti si gira estenuato e piange insoddisfatto. Sta perdendo la convinzione di farcela. Non può che contare sulle sue forze, sulla spinta del canto interiore che mormora in lui le celestiali dolcezze del conforto, della promessa. Quando è certo della sua predisposta solitudine, si libra in un canto dispiegato. Ma oramai le mani sono diventate pesanti. E le labbra rianse. Affaticato, non rinuncia ad inseguire l'immagine del maestro incontrato da fanciullo, dal sapore di un'onesta saggezza legata all'idea del bene e del bello. Così, se di giorno avanza, la notte si ingegna di leggere il firmamento, un brano alla volta, come nei tempi antichi. Intuisce la lingua degli insetti che parla di tempi stravolti, di mura da abbattere, di fuochi fatui e di altri spazi al di fuori. Prevale comunque il raffinato gioco dei sensi ed il sentimento del mare, forse proprio in virtù dell'oggetto che tiene fra le mani, talvolta simile ad un fretto fuoco che lo tira a sé, attirandolo prima che lo riconduca. Il due all'uno e si ricongiunga col pensiero al fratello tradito, il vero sé, o ritrovi il maestro raro in sé, o davanti a lui compaia di colpo, ma con tutta riservatezza, come il più meraviglioso degli scenari notturni, il golfo sinuoso ed il mare aperto che lo lambisce. L'essere è un personaggio che si ripropone all'infinito, sempre, continuamente.